È mancato soltanto il gol. Mariano Arini nel post partita amareggiato e deluso per come è andata la gara del San Nicola. L'Avellino avrebbe meritato certamente qualcosa in più, ha aggiunto il centrocampista biancoverde che come tesserre si è lasciato andare ad un po' di scoramento, ma è importante ripartire. Le note liete secondo Mariano Arini, il modulo, il 3-5-2 con il quale la squadra si è trovata bene. Bisogna ripartire, dice Mariano Arini. Andiamola ad ascoltare nelle parole del post partita. Sì, purtroppo la realtà è questa. Anche oggi penso che a parte il primo quarto d'ora abbiamo fatto secondo me una buona partita, creando tanto, giocando secondo me anche meglio del Bari, però in questo momento ci gira un po' male, però bisogna un attimino. Se stiamo dando tanto, bisogna dare ancora di più perché è evidente che quel tanto non sta bastando. Il cambio di modulo, come vi siete trovati? No, bene, l'abbiamo preparata, sapevamo che potevamo mettere in difficoltà giocando così, alla fine è stato così, quindi poi comunque per tanti di noi era un modulo che avevamo già fatto, quindi non c'è nessun tipo di problema. Mariano, l'avevamo commentato un po' anche a Salerno dopo la sconfitta nel derby, per certi versi è stata un po' la stessa partita, se non con un aggravante in più, abbiamo creato ulteriori palle gol rispetto al derby. Senza fare paragoni con il passato, l'anno scorso per costruire tutte queste occasioni da gol forse c'erano bisogno di 4-5 partite, però si ottenevano i punti. Quest'anno invece si costruiscono tantissime palle gol, non si riesce a fare gol e non si riesce soprattutto a portare punti a casa. La verità, obiettivamente creiamo tanto, tante situazioni, non solo tanti, magari tante occasioni, ma anche tante situazioni che poi alla fine non si concretizzano, magari per errori nostri di passaggio. La verità è questa, creiamo molto di più rispetto a prima, però concretizziamo meno e dobbiamo sicuramente essere un attimino più attenti tutti. Il secondo gol è stato molto bravo Rosina, un po' di disattenzione forse soprattutto in difesa. Quando io sono del parere che quando si prende gol merito di chi fa gol, ma sicuramente c'è sempre qualche errore, qualche disattenzione, perché penso che, non so, io adesso l'azione non la ricordo benissimo, probabilmente eravamo anche piazzati e anche in superiorità numerica, quindi quando parlo di attenzione è quello che dobbiamo tutti stare più attenti, perché quando giochi contro queste squadre, contro questi giocatori, Rosina, De Luca, è chiaro che al primo errore ti puniscono. Sicuramente il momento più difficile da quando sei ad Avellino, cioè la partenza più difficile, forse uno dei momenti più difficili che stai vivendo. Diceva Tesser, si perde anche un po' di fiducia, è normale che viene anche un po' di scoramento, ma come si fa ad uscire al di là delle vittorie, al di là di fare qualche gol in più? Bisogna lavorare, bisogna in questo momento essere secondo me forti con la testa, perché in questo momento si esce fuori non con la tecnica, con la tattica, ma con la testa da questa situazione, quindi dobbiamo essere magari anche noi un pochino più esperti, più grandi a stare calmi, a trasmettere tranquillità a più giovani. E uscire fuori, poi è chiaro che le vittorie e i risultati ti aiutano. Senti, avere un calciatore di qualità come Insigne vicino, no? Esalta le tue caratteristiche di rottura e di quantità principalmente. Sì, Roberto è un giocatore che ha grande qualità, cambio passo, si adatta molto bene secondo me a fare anche quel ruolo. È chiaro che io mi ci trovo bene. Sia ad averlo a fianco come mezzala che davanti come trequartista, un buon giocatore secondo me. Ecco Mariano, capiamoci quantomeno qualcosa di positivo. Questi due ragazzi giovanissimi, Insigne, ci metto anche Giron, oggi hanno fatto vedere che sono due elementi, anche questi due elementi sui quali si può contare. Sì, ma noi abbiamo giovani bravi, è chiaro che poi i risultati aiutano anche a valorizzare magari i giovani che stanno magari un pochino più tranquilli quando arrivano i risultati. In questo momento dobbiamo stringerci tutti e ripartire da subito, da domani, e preparare al meglio la prossima.